Buongiorno. Ciao! 9:35, sono in orario per la mia domenica e non ho il caffè. Che è grave, me lo sono dimenticata. Mamma. Grazie. Tu non lo vuoi, vero, il Io caffè? niente caffè, No, niente perché caffè. lei è forte di volontà, io non tantissimo. Ciao, 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 ciao. Grazie. Grazie! Paola. Alla Paola. Hello, ciao. Eccole qua. Buongiorno. Buongiorno. Gian Maria tanto è sveglio dalle 5, quindi... Gian Maria, tutto bene ieri? sta ancora fluffeggiando, lui avrà fluffeggiato i Fluffato, gatti. fluffato. Poveri gatti. Poveri gatti, sì. Noi ci siamo già fatte le fotoscene stamattina, quindi siamo a posto, per oggi ce le ho anche poi per i miei umidori. Poi volevo nominare il mio sposo in questo momento, Bottalico, che mi manca molto perché Bottalico la Clelia mi fa improvvisare. Sì, Io ma non sono pronta a queste cose. cosa vogliamo preparare? Su, ciao, tutto di getto. Tutto Non ho neanche ok, Gian Maria, fissato ok? benissimo questo, aspetta che... Sei un po' stortino, no? Ruota il tuo telefono, ti sta No, dicendo. no. Ok, vabbè, non collaboriamo oggi. Voilà. Buongiorno, eccovi qua. Domenica mattina, io, cioè, non è che mi posso far mancare adesso le cose importanti. Il caffè. Mi Mamma sono mia. dovuta spruzzare le occhiaie stamattina. Non abbiamo il fisico. C'ho Clelia qua vicino che è una gnocca da paura. Guarda. Pretendenti fin fuori, fino all'incrocio. Chi è stato il più diligente del corso? Patrizia. Patrizia, allora. Allora. Te sei compresa nella lista? Sì, no, dunque, lei movimenta, lei anima i miei corsi, sì, Ma è bello così così. ruba gli avanzi degli altri, miei, degli altri, cioè li raccoglie tutti e poi ne fa cose sue, brava, io non riesco, però. Buongiorno dalla spiaggia, No, chi? vabbè, tanto io non mi abbronzo, Lisa, io continuo a mantenere questo colorito stile Cullen, mi piace di più, Con i graffi dei con i gatti graffi perché dei gatti, non mi fanno taglio, sono tendenza, i fanno gatti. tendenza. Influencer, bisogna essere influencer su tutto. Esatto. Nuova moda l'anno prossimo, Sì, tutti tutti coi graffi. Vi con i porto graffi dei Sirius gatti. 5 minuti. Lo tieni così con Provate a le baciarlo, zampine, no? perché sì, quando lo bacio reagisce malissimo. Prossima volta corso con Patrizia. Gian Maria, non so se vi posso sedere tutti No, insieme. no, allora, il primo corso del mattino, che sono le solite, diciamo, Lo zoccolo duro. esatto, che vengono, è sempre quello che mi dà la carica poi per proseguire. Però la prossima volta ci sarà Matteo, lo abbiamo Sì, detto che così almeno placa Matteo. alcuni anni. Gli animi femminili saranno distratti da, così io e te Esatto. possiamo fare tutto il resto. Non ci si fila più nessuno. Però Matteo è 2 volte che mi pacca. Cioè, Eh sì. tra l'altro ha paccato l'altra volta che avevo pure cucinato. Non si È capisce sta vero, cosa, no? no, Sono offesissima. me l'ha rimproverato, però mi ha detto, ma 10 volte, ma sei sicura che era buono? Io, sì, Ma era vabbè, buono! ma mamma mia, adesso che lo rivedo tra poco lo legno. Milena, sei sicura di quello che stai dicendo? Perché Patrizia è di difficile gestione in fase corsi. Però il tavolo è lungo, Sì, Milena, è lungo. quindi anche se l'altro capotavolo è sempre Eh sì, no, occupato. però di solito loro si mettono vicine. Quel giorno lì hanno deciso di contaminare tutte le 2 parti del tavolo, quindi di rendere ancora più difficile la tua prova qui da me. Ottimo. Sì, no, è sfidante venire a Però fare i io corsi qua. faccio generale, ogni tanto le Sì, chiamo tu sì, in riga. perché a me non ascolta nessuno. Cioè, è dire che io facevo piangere le stagiste in ufficio, boh, non si capisce. Allora, io Ciao, adesso aspetto Roxana. che questo caffè prenda una temperatura decente per poterlo bere. Noi ci siamo già fatte le fotoscene. Il Cioè, titolo c'è la dello foto qui fighe, è la dove siamo fighe fotosceme. e dove siamo sceme. Sì, Che poi Clelia ha fatto poco scema lì. certo. Vabbè, ce la faccio da scema sempre. Allora, il titolo dello sarà Ciao Fagiane, perché dalle parti di Chiara si dice Ciao Fagiane alle amiche. Io ho smesso di ridere 2 secondi fa. Faremo un timbro. Facciamo un timbro, ti prego. Ciao Fagiane, Ti io lovo muoio. Ti Fagiana. lovo Ti Fagiane, se lovo mi fai sto timbro, Chiara, Fagiana. guarda, me lo tatuo. Perché non hai mai gestito me? Milena, avvisami quando vieni che io vado via. Ci sarà la mamma di Ci Clea sarà che mia mamma, gestirà cioè, il corso. tanti auguri. Allora, Matteo sta ancora dormendo, secondo me, figurati, non anche ci il scrive. Bottalico, ma Anche, beh, figurati, Bottalico non ci Bottalico, ma penso no, infatti, neanche. assolutamente. Aspetta che c'ho il telefono storto e mi Mettiamo in turba. bolla, Mettiamo in bolla, sì. Clelia. Così. Scusate il mal di mare momentaneo, ma. Sorry. Ok, va bene.
Oh, dunque, ieri giornata di corsa, abbiamo fluffeggiato tanto, ci sono brillantini ovunque. La facciamo vedere. Sì, guardate che cosa meravigliosa che ha fatto. Stupenderrima, bellissima. Ieri hanno provato a usare il fluffy, a usarlo in modo diverso, con lo stencil, con il pennello. Guardate, le foglioline sono spennellate. Non so, vediamo, riusciamo a Non far so. vedere. Metti una data per uno dei tuoi mini. Ci provo, Elena, ti giuro. Ah, guardate come sbiriluccica. Non si vede tantissimo nel video. È difficile farlo. Guardate. Ah, guardate come birilla. Bellissimo. Solo la mamma di Cle può confermare. Vabbè, Patrizia, tu al Queste momento dove qua. sei dislocata mentre mi stai guardando? Perché tu hai delle abitudini strane. Ah, guardate come brilla qua. Meraviglia. Si vede. Questo è sempre fatto Brillantissimissimo. con i fluffy, spennellato. Clelia si è appena ustionata. Vede. Abbiamo perso Clelia, ragazzi. Ok. Sentito tutto il Tranquilli. caffè. Ecco. E anche questo qua sotto, che vedete queste goccioline qua che sbrilluccicano anche loro, sono fatte con i fluffy. Sciolti con un po' di acqua e poi fatto la classica goccina con il pennello. Quindi luccichiamoci tutti. Ieri eravamo tutti Cullen. Meraviglia, ma i Cullen sono bellissimi. Allora, sì, sembrano gocce di rugiada. È il nuovo, quello, il Morning Dew, che è la rugiada del mattino. E quindi si asciuga ed è trasparente, sembrano goccine d'acqua. Ah, che meraviglia! Ah, Non so se riesci la a farlo. piuma è meravigliosa. Guardate. Io ho ancora le mani verdi dallo smeraldo di ieri, ma vabbè. Non puoi scriverlo, Patrizia. Non lo voglio sapere. Va bene così. Ok. Adesso che ho bevuto sto caffè a 1000 gradi, ho caldo. Magari aspettate che accendo l'aria condizionata, perché... Stiamo perdendo Clelia. Houston, Madonna! abbiamo un problema. Ciao, E non c'è il telecomando dell'aria condizionata? No, il telefono è ciao. qua. Ok. Sto morendo perché ho bevuto Sappiatelo. il caffè. Troppo, troppo caldo. Ciao Silvia, ciao Jolie. Ciao! Quanta gente? Prendi il tuo Jolie posto. e Paola, che ti ha regalato il Paola! braccialetto. Ciao Paola! Grazie! Bellissimo! Ho solo paura che mia figlia da stasera me lo ruberà perché ama queste cose, però lo terrò stretto a Sì. me. Allora, aspetta, Marilena, che se hai fatto una domanda prima, non l'ho vista. Dov'è timbrato? Grazie, come si chiama? Banner Ah, questo! sulla girandolina. Sì, è una fustella di moda scrap, giusto? È il vostro Sì, è banner. quello, gli ultimi bannerini, quelli che hanno le doppie punte, sono quattro misure, ce n'è una più grande ancora di questa, poi c'è questa, poi due più piccoline, e fanno anche un Il filino contorno che è intorno che... meraviglioso se volete mattarlo. Esatto, si può mattare, si può mettere sfalsato, sì, è una fustellina, il grazie invece è un Un timbro. timbro che adesso è finito, ma Matteo mi spedirà domani, quindi. Esatto. Allora, fanciulline e fanciullini, oggi abbiamo preso queste carte qua, che sono della collezione Best Friend Forever. Best Friends Forever. Sono i fogli singoli che tra l'altro mi ero dimenticata di pubblicare, ma adesso li trovate sul sito. Tutto a posto. Ok. Ed è il motivo per cui ho raffreddato le foto. Raffreddato nel senso che hanno i toni del blu. Ok? Esatto. Fanciullino Gianmaria, tu sempre, obviously. Allora, ne facciamo uno io e uno lei e usiamo le carte, i fluffy e quello che ci viene in mente. Clelia è brava a improvvisare, Chiara un po' meno. Ah, su Chiara ho vinto, su Bottalico quando viene qua non si può improvvisare, Mi quindi... fa, dobbiamo organizzarci? Io, no, No, infatti, poi adesso le sta improvvisiamo, venendo il sì. panico, Adesso mi però... sta venendo il panico, anche perché sapete che io di lo non ne faccio Esatto, è tanto. il motivo per cui ti ho chiesto di fare il lo. Certo, ok, ce la Facciamo faremo. memoria, bambina, le tue carte vanno benissimo anche per fare i lo, sono stupende. Allora, Ok. in pratica fanno tutto da sole. Presa anche la fustella del banner, brava Sì, Laura. allora... Avevamo detto, usiamo la tua bianca, Come che è il base? Woodstock, come base. Adesso Ok. io faccio le cose operative. Ti taglio via la fascetta anche al tuo. Sì, grazie. Se no mi metto lì con un'altra taglierina, se Ma no, vuoi. guarda, faccio io. Tanto loro sono abituate a vedermi parzialmente sparire dal monitor. Prima, quando avevo l'altro tavolo, mi mettevo per terra con la Big Shot, quindi insomma. Allora, stiamo già facendo grandi passi avanti. Ok, allora, e usiamo questa qua come base. La bianca. La bianca è questa qui, su cui andiamo a fare dei lavori con i fluffy e gli stencil, giusto?
Ma tu vuoi mattare, cioè, ma tu, io. Tu fai quello che vuoi tu, io faccio quello che voglio For io. For example, sì. Okay. Sarebbe carino adesso far, mi piaceva l'idea di usare gli stencil qua sopra, per quello che si matcha. Allora. Li ho persi. Vedi, via. Vedi, no, il tavolo, è il tavolo che porta Iella, perché vedi, si perde le cose anche la Modenini. Mi perdo le cose. Lo apriamo, se no, ma ce l'ho io da qualche parte, non saprei assolutamente dirti dove. È che sto pensando dove li abbiamo messi ieri. Guarda, io ce li ho. Ho tipo un negozio. No, 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 mamma. Vedete, qua, è il tavolo. Qua. Ok, è il tavolo che si mangia le cose, non è colpa mia. Aspetta, vediamo. Sì. No, sei sicura che le avevo messe? Non lo so. Sai che mi perdo? Non lo so, fanciullina. È il tavolo. Abbiamo un elfo che si porta via le cose. Non è che deve succedere solo a me, non ho capito. Oh, sono proprio contenta che sia successo anche a te. No, Claudia. Li ho trovati. Ok. Allora, questo okay. No, questo no. Ci sono. Eccolo le piume, qua. Se hai bisogno. No, no, sì. Le piume, perché ci sono delle piume, sì, già okay, pronte. Sì, ok, perfetto. Ma lo troveremo. Ma è questo? È lui, credo. Sì, anche, sì, non so, capisco. Sicura che non vuoi un altro caffè? No, ok. No, okay. Io va bene. Fanne un litro, mamma, perché sarà una roba difficile. Ok, ce la facciamo, ragazze. Abbiate fede. Queste ragazze sono da riprendere. Lo so, Tommaso, non è venuto. Tommaso sta dormendo. Il bottalico a quest'ora. Cosa vogliamo fare? Allora, spiegami un po'. Allora, niente, praticamente questo stencil, che così forse si vede, sì, meglio, ha degli elementi che sono compatibili con la carta. Quindi io posso matchare le piumine e farmele o con la vernice o con un fluffy se voglio la consistenza materica. In questo caso, questo foglio che abbiamo preso noi sono queste due frecce qua, quindi la grande e la piccola. E tu puoi o sovrapporti esattamente la freccia con, sì, quella corrispondente, e puoi o con il glossy o con il fluffy farla a rilievo, oppure puoi comunque anche spostarlo e farlo da un'altra parte, okay, perché comunque, appunto, essendo la stessa tipologia di freccia, okay, è così. Ti prendo anche il glossy, perché non te l'avevo, sì, preso, se lo vuoi usare. Il glossy arriva, il gel. Allora, tu come lo vuoi fare questo layout? No, adesso io faccio quello che voglio io. Sì, 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 io faccio per quello che ti sto, perché adesso ti preparo il fatto che io questa qui la taglio, perché voglio metterci anche questa sotto, che mi piace tantissimo. Quindi io ne taglio una striscia e la sovrappongo così. Ok, io lascio bianco, sì, metà foglio. Ok, allora posso? Io intanto, tu puoi fare quello che vuoi, fanciulla, cioè è tuo. Ok. L'importante è che ti piaccia. Certo. Allora, adesso taglio via la fascetta. Io dopo, infatti, allora, se tu fai così, io mi preparo invece le piumette. Okay. Allora, qui ho timbrato con dei vari colori il timbro delle piume, che è sempre inerente all'amicizia, quindi inerente a questo pad qua. E sempre su questo stencil trovate le due piume che vanno praticamente a riempire, sempre anche in questo caso, o con il glossy o con il fluffy, la piuma stampata, e quindi mi diventa come questa praticamente, no? Quindi una piumetta dove ha una sua consistenza materica. Ci vediamo in differita, ciao Marilena, che si sono svegliati riusciamo ad avere una piumetta praticamente fatta con una soluzione materica e quindi avere anche una consistenza particolare. Quindi Claudia fa così, io invece intanto, così tu intanto ti fai le io freccine. Mi faccio le freccine. Io mi scelgo le piumine così, che non so se prenderle. Allora, io ne farei una col glossy e poi qualcuna con il due. E prenderei lei. Allora, guardate che cosa, qui ho lo scotch di carta, solo perché ci sei tu, fermo, perché io di solito... Puoi non fermarlo. Posso non fermarlo, sì, va bene, allora non lo fermo, va bene. Di solito vengo sgridata per questa cosa, però... Allora, facciamo questa, che mi rimarrà lì. Io ti uso intanto la taglierina, sì, per infilare lui. Che è questa, però, ok. Non mi sento così audace questa domenica mattina, fatemela fermare. Allora... Questo lo facciamo col jelly. Eccolo qua. Allora, spatolina. Il jelly è questa robina meravigliosa. È un agglomerato di glitter che poi diventa trasparente. Ne prendo un pochino. Adesso vi ingrandisco qua. E lo spatolo su. Ok, ne metto uno strato sottile sottile, così si asciuga veramente in fretta. Stacco da qui e lo posiziono su un'altra frecciolina.
Guardate come sbiriluccica. Io chiedo scusa al pubblico, ma strappo. Strappa, ci piace. Ma stai strappando in maniera... No, stai strappando davvero, sono orgogliosa di te, tu usavi sempre la riga prima. No, perché volevo una cosa un po'... Va che passi avanti che mi ha fatto la Modenini, sì. Quasi non ci credo. Allora, questo qui lo facciamo invece con il... È stato difficilissimo. Mi rendo conto, con l'Aquamarine. Perché qua bisogna mettersi alla prova, cioè, insomma. Allora, tac. Qui, questo lo facciamo con l'Aquamarine. Il Fluffy... Quale mi usi che l'altro te lo rompo? Allora io ti rubo questo. Ok. Il Fluffy è molto più consistente del gel, ovviamente. No, Chiara non me li ha portati, ma Matteo in questi giorni me li manda appena arrivano loro. Allora, questo qui è il Fluffy, non si mangia. Non cadete in tentazione, non è marshmallow. No. Si mangia, non si mangia. Si spalma, scusa. Cioè, possiamo fare. È domenica mattina anche per me, anche se sono qui. Ta 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 ta. E lo stendiamo bene. E poi raccogliamo ciò che avanza. Voilà. Ne faccio anche magari una qui così. Dove, senza ricalcarne necessariamente una già esistente, la faccio nuova. Ok. Perfetto. Farei ancora una qua. Scusami, ti sto invadendo lo spazio. No, io sto di qua, vai tranquilla. Okay. Tu stenzilizza. Io stenzilizzo. Poi ne faccio qualcuna, anche già mi sto facendo prendere la mano con questa cosa. No, buono. Okay. Io intanto faccio finta, ma mi devo programmare, perché non sono così brava. Ma va, senza pensarci troppo. Ok. Il trucco è quello. Ok. Per me è difficilissimo, sappiatelo. Ma va là. Siamo tantissime. Ok. Ti sto mettendo ansia? No, io voglio schizzare la carta. Posso schizzare? Sì, certo che puoi schizzare. Ma fallo dopo. Vuoi fare con i cosi? Sì? Sì, assolutamente. Io ne faccio. Tu vai tranquilla così. Giallo. Finché tu fai lì, io schizzetto. Sì. Allora, per schizzettare finché Clelia... No, stai vieni, lì. Vieni in qua, che sennò no. Non ti vedono. Ah, ok. Allora, finché Clelia fa il coso, io prendo un po' di Fluffy. Lo metto appunto qua sul piano, lo mettete su un pezzettino di plessiglass o dove volete. Vado a prendermi un pennellino con un po' di acqua. Sto arrivando, sono sì. Fuori camera, ma arrivo. Loro sono abituati a me che scappo a prendere le cose, puoi capire. Ok. Quindi vado a sciogliermi un po' di Fluffy, a rendermelo un po' più acquoso, perché sennò ovviamente le goccine non verrebbero. Meravigliositudine. Quando andate a sciogliere comunque il Fluffy, la cosa bella è che il glitter che c'è al suo interno verrà ancora più visibile. Quindi vediamo se va bene così. Ti sporco il tuo, Clelia? Ma guarda, io con le macchie ho un ottimo rapporto. Ok, e quindi potete fare tutte adesso. Io qua prevedo di mettere le mie carte, quindi mi concentro su questo lato del foglio. Ma adesso questo bisogna che lo asciughiamo? No, okay. Intanto finché io dopo mi vado a fare lo stencil, si asciuga molto velocemente. Soprattutto, mm-hmm. Allora, ovvio che più strato certo. Si fa, e più magari ci mette ad asciugare, insomma, però... quando se ne mette così poco, comunque quando si fa uno uh-huh. strato come hai fatto te, il tempo di asciugatura è veramente veloce. Sì, sono stata molto leggera, però guardate, adesso poi li scartavetriamo anche un secondo con lo Scottex. Tu cos'è che usavi ieri? Non usavi il nastro, vero? Allora, si può sì. Usare anche un po' di washi sì. o di nastro di carta, ovviamente non deve appiccicare tanto, perché sennò mi tira via la carta, no, che uh-huh. c'è sotto. E si può usare assolutamente anche Clelia. Sì, no, ma stai serena, io non mi turbo dalle mani, non mi turbo. Cioè, avrò il l'ho contaminato da Chiara Modenini, sarò solo contenta. Ecco. E quindi, Clelia, vabbè, mi sporco la battuta. Non ce la faccio. Cioè, sarà un grembiule felice? Ok. Sono macchie, vanno dove vogliono, è giusto.
E cos'è che stavamo dicendo? No, niente, che praticamente il, si può usare o del washi o del vaso di carta. Sì, allora poi, allora noi adesso utilizzeremo magari anche lo Scottex, però lo Scottex lo sconsiglio perché essendo di carta lascia un po' di pelucco, no? Specialmente se la carta che avete sotto è un tipo un craft, una carta che è un po' rigida e magari lascia tanto pelucco, quindi è meglio che usate o uno strofinaccio vecchio o un panno di cotone. O potrebbe essere un asciugamanino vecchio, sì. Una fibra morbida, insomma. Esatto. Quindi io sposto questo finché si asciuga, mi faccio le piume e tu così tu vai avanti, sì, con le tue. Ma le piume quasi quasi, cioè, vuoi anche sì, tu? Vorrei anche le foglioline. Foglioline sono lì. Chissà dove ho messo le mani adesso che ho flappi dappertutto, come sì, mai? Sì, velocichiamo. Vabbè. Allora, e io devo mettere le mie piume, eccole qua. Allora, sì, le piume vorrei farle anch'io intanto, guarda, che si asciuga qui. Ah, guarda. Allora, quante. Le piume anche vai. Qua, le piume io farei così e ne farei una. La vorrei fare color sunshine, che sì, è molto simile appunto, è in abbinato con uh-huh, questa carta, che ha quella specie di senape un po' più acceso, però invece questo giallo è stato fatto volutamente, leggermente più uh-huh, in tonalità pastello, perché si abbina anche con altre carte come la... La Blossom, che casualmente ho qui, esatto. Guarda che valletta brava che sono, che valle super, sì, ok, quindi lei è una, ok, meraviglia, eccola, io dovrei averlo aperto questo stencil, prima o poi salterà di nuovo fuori, vai. E lei la faccio allora invece, la faccio aquamarine, uh-huh, che è l'altro colore che si abbina ovviamente con questa carta. Si può anche, non è detto che la faccio tutta aquamarina. Adesso io la sfumo. La sfumo. Così fai vedere tu, sì, sfumata. Perfetto. Allora, anche qua, questione di gusti, come si diceva ieri nel corso, io posso o tirarla bene e quindi creare uno strato molto sottile e lineare, diciamo, di pasta, oppure si può fare anche un effetto molto più materico e quindi lasciare la spatolata molto più grossolana e, per avere un effetto più materico. Lì è proprio una questione di a chi cosa vi piace, esatto. Allora, adesso guardate, perché se non pasticcio non sono contenta. Allora, prendiamo questa piumetta qua e mettiamo la carta qui. Cioè, mettiamo lo stencil qui. Allora, penso che sei una prima consumatrice di salviette. Sì. Ok. Ho il badge di best consumer. Esatto. Prendiamo un po' di aquamarine. Io vado a rifillare intanto, vai, la foto. Cosa dici? Sì, Claire? Sì. Che voglio mattarla con lui, che è il rettangolo, il Dashi Rectangle, che è il nostro, che è quello che ha quell'impunturina, vediamo, bellissima, se riesco, eccola lì, a metterla sgrinata a fuoco. Allora, io intanto sto dando. Io uso la scema. Usi la scema? Sì, ma se vuoi la uso io la scema, io sono assolutamente per le foto sceme. Ok, allora, poi prendo un po' di Sunshine. Se avessi fermato lo stencil, questa operazione sarebbe più semplice, ma a me piacciono le cose complicate. E lo sfumo così. Questa quindi sarà più acquamarina, guardate, e adesso sull'altra faccio il contrario, parto dal giallo e ci sfumo sopra l'acquamarina. Forbicina. Guarda in queste qua. Ah, grazie. Partiamo. Potevamo però svegliarlo bottalico. Guarda, se vuoi provarci, ci arrivano addosso una serie di maledizioni. Vedi tu se te la senti. Io di sfortuna ne ho sufficienza in sto periodo, insomma. Richiesta di divorzio anticipato, praticamente. Divorzio professionale. Esatto. Opla. Ho spostato lo stencil, ma fa questo effetto così. Vediamo se riesco a farlo mettere a fuoco. Guardate. Bello, mescolato, meravigliosa, meravigliosa. E quelli li lascio lì, pulisco la mia spatolina e li richiudo un attimo.
puliamo tutto questo sbirluccicume che c'è qui. Volevo fare le fogliette. Tu le fai le fogliette, Modenini? Sì, possiamo sì. farle tutte e due. Sì, sì. sì. Allora, pulisco lo stencil un attimo così, ma poi lo metto a bagno. Perché Chiara è così organizzata che ha una vaschetta dove mettere, che adesso ho perso di vista. No, sai, aspetta, no? Clea, perché volevo provare a fare la scritta freehand e io mettere quella. Ok, quindi, te lo lascio qua. Sì, sì, tu fai... Cos'è che hai detto che fai adesso? Le fogliette. Ah, le fogliette, sì. Sì. Allora, queste qui sono le fogliette che ci sono nel fiore, nel Dream Flower, giusto? Esatto, sì. Ok. Sono loro. Che torna anche lui. Ok. Perché eccole ieri qua. Le abbiamo usate appunto per fare il lollipop e sono delle foglie che stanno bene dappertutto. Sì. Oh, che bella. Oh, io intanto ho fatto questo. Mi preparo i pezzi. Allora, io vorrei il... Vuoi usiamo il verde, verde o vuoi sempre stare su di loro? Io userei il verdino, tipo il sage green o sì. l'apple green. Beh, no, forse allora l'apple green. Prendo tutti sì. e due. Vado allora, a comprare l'acqua, altrimenti ci disidratiamo. Ok, sì, ci sta bene anche questo. Che poi in realtà Chiara ci spiegava ieri che possiamo anche rinforzarli questi sì, colori. Se vuoi, c'hai del Tiffany qua. Del Tiffany, oppure il, sì, magari usiamo il Tiffany. Ieri abbiamo usato lo smeraldo, ne portiamo ancora i segni. Esatto. O il petrolio, non so quello che ti piace. No, di metterei più. Il Tiffany. Ok, allora. Sì, essendo dei colori comunque con una base acquosa, ovviamente, e fatti in collaborazione con Bottalico. Sono amici di tutti gli ink di Bottalico, quindi altrimenti. Esatto. E quindi assolutamente se abbiamo bisogno di una tonalità di allora sono colori pastello in abbinate le nostre carte e questo è il primo senso. Ho bagnato un po' il pennello. E questo ha il primo senso. E il secondo senso ovviamente è ho bisogno di una tonalità più scura o di fare delle sfumature. Vi faccio vedere qua una taghina che ho fatto. Praticamente sì. vedete che parte da una tonalità e va dall'altra perché nel momento io mi sono preparata il colore lì mescolato con un po' di ink e poi sono andata a sfumarlo. Allora anche qui potete usarlo direttamente così com'è e quindi lo spalmate col pennello e avete un effetto diverso rispetto alla spatolata perché ovviamente è più irregolare, oppure potete decidere di allungarlo un pochino con l'acqua, vero? Ieri io sembravo poco attenta sì. ma qualcosa l'ho sentito, e per avere un effetto un pochino più acquerelloso. Adesso io ho solo bagnato il pennello e lo sto trasportando così, la foglia dopo la faccio acquerellandolo un po' di più. Adesso vi avvicino questa per farvela vedere. Vedete? L'effetto è ovviamente più materico. Ci sono, che bella! Sono bellissime. Adesso a bagno un pochino, ti riprendo. Scusami. No, niente, la tengo qua. Voilà. Bagno un pochino di più il pennello, quindi trasporto un po' più d'acqua qui. E faccio quello che ha fatto Chiara prima per fare le macchie praticamente, no? Giro la foglietta e la dipingo. Poi se vi piace che rimangano i grumetti, a me piace che rimanga un pochino più materico, li lasciate, se no basta che la stendiate bene. Ok, e questa è a posto. Ok, se vogliamo intensificare, prendiamo il Tiffany, poco, non spruzzatelo perché ne esce veramente troppo. Abbiamo lì una goccia di colore, li mescoliamo e vedete che cambia subito. Vedete? Opa. E possiamo avere un colore più intenso. Guardate che meraviglia. Ho fatto la scritta, Friend. Tra l'altro questo apple green mescolato col Tiffany fa proprio schifo. No, è brutto, brutto, brutto. Fanno parte delle mie gamme colori preferite. È brutto, brutto, brutto. Non compratelo. Mamma mia, vabbè, adesso cerchiamo di tirarlo su da qui. Vuoi la pinzetta? C'è la pinzetta? Non ti sporco la pinzetta. Ma vabbè, voilà. La pinzetta si pulisce. Meraviglia, e la lasciamo qui. Adesso puliamo qua. Tu vuoi fare le fogliette? Io cosa faccio, Cle? Ma mi metti in difficoltà. Le fogliette, ci serve qualcosina come abbellimento, a parte che abbiamo poi il foglio con tutte le scrittine, abbiamo un sacco sì. di cose, però se vuoi fartene due, così allora, le hai da infilare sì, dietro sì. alle foto. Io le farei, io vado proprio a scurirle invece, sì? quindi... Tu oseresti con lo smeraldo nuovamente, sei così coraggiosa, dopo che ieri le abbiamo dato quel detergente potentissimo, infatti adesso sì, Chiara sta mutando la pelle delle mani. Esatto, non ho più la pelle delle mani, ma va bene. Però non c'è più lo smeraldo.
Io volevo metterci un po' di petrolio. Allora, anche ieri spiegavo, se volete aumentare, diciamo, la tonalità di colore, lo potete veramente fare in tranquillità perché essendo prodotti ad acqua si amano. Però, cosa succede ovviamente? Il prodotto diventa più liquido. Quindi, se avete a che fare, come in questo caso, che andiamo a, come si dice, semplicemente colorare la pasta perché mi serve da spennellare. Più di tanto problemi non me ne faccio, anche se prende una consistenza liquida, perché comunque non vado a fare uno stencil che ha bisogno di una consistenza un po' più densa e che non vada, no? Non passi sotto lo stencil. Se invece vi serve proprio per fare lo stencil, andate col contagocce, perché se diventa troppo liquido, dopo passa sotto lo stencil e magari vi viene una schifezza. Intanto pensavo che mi piace di più la fotoscema. Prendo Vuoi la mia? il tablet. No, la ristampo, stai ferma lì. No, Non io mi dai quella la figa a me. ristampo. Ma va, se ti piace quella, prendo lo stesso, c'ho il tablet Ma di là. dai, Vabbè. no, io faccio la figa allora, dai. Io riesco meglio come scema, cioè Ok. mi si dipinge meglio. Da Lignano in spiaggia. Oh, che bello. Oggi qui non è una giornata meravigliosa. Ieri è No, stato c'è bello. fresco, si sta bene. Tanto non lo so perché pomeriggio sverrò sul divano, quindi bah. Guarda che colore meraviglioso. Sì, lo vorrei ancora più scuro, Ancora. sinceramente, perché così vediamo. Contrasta un po' di più. Proviamo a mettergli un po' di grigio. Aspetta che non faccio, non prendo i vizi della Clea che rovescia tutto. Non capisco cosa tu intenda. Non so. Qua mi si maltratta. Eccolo. Olle. Meraviglia. Ok, in questo caso non mi interessa che abbia una consistenza così. Possiamo fare anche Con la questo spatola, sì, lavoro. che è bellissimo perché rimane tutto. Oh, guarda che meraviglia! Anche così si può Sì. fare. Poi, siccome io non sono brava come te, non c'ho le unghie, facciamo così e la spostiamo. Sono fuori Sì, ma camera, ma è lo la lasciamo stesso. lì, va bene. Intanto stai lavorando in campo. È Questa era stupenda. mezza colorata da ieri, ma Ma noi ci la andiamo su. ricopriamo tutta. Che spettacolo. Non buttarli quegli avanzi lì che ne prendo due spennellate per le mie. Ci faccio le sfumature. Così. Quindi mi stai dicendo che mi vado a mattare la mia fotofiga, ok? Sì, visto che io ti ho rubato la tua, sì, è qua. Grazie. Ti te la do la taglia. No, no, Qua, è qua, ok. tranquilla. E qui ne lasciamo giù un po' di più. Ok, pulisco. Sì, vai. Poi le faccio vedere più da vicino le fogliette, altrimenti non si capisce. Voilà. Ok. E poi asciughiamo, che così. Certo che è una tortura che una ci scriva, una certa Barbara ci scriva Che che è in in spiaggia. spiaggia. Vabbè, io tanto non mi abbronzo, quindi non patisco. Allora, io intanto mi ritaglierei le Foglioline. foglioline. Sì, questa una sarà mia, una sarà tua, vero? Facile. Ok. Infatti è quella che ci avevo sotto gli occhi e non vedevo. Ok, non ti preoccupare. Adesso tagliamo questa. Ok. In tanti mi chiedevano la fustella di questa piuma, io te lo dico così, solo perché mi faccio portatore del messaggio, ma non vorrei Mannaggia, influenzarti, però questa manualità nel tagliare, eh. È no. tutta colpa di Marinella Monte. Mi odiano tutte quando faccio fare i corsi. Faccio Ma ritagliare l'impossibile. bisogna Bisogna. Quindi tu lo stai facendo per noi? Non fare la assolutamente fustella. per il vostro movimento circolare del polso, no, come si chiama? Movimenti fini. Sì, no, ma c'è un nome. Perché sai che dicono che anche i bambini, no, del giorno d'oggi non hanno perso la capacità di imparare bene a scrivere perché non gli si danno le forbici in mano.
Forbici per tutti. Va bene, più forbici per tutti. Più forbici per tutti. Abbiamo perso la Modenini da qualche parte. Perso la Modenini. Ciao. Ok. E le mie due piumette sono tagliate. Adesso con una capacità e una velocità molto diversa da quella della Claudia taglierò anche le mie. Intanto allora io l'acqua la metto qua giù. Mm-hmm. Vediamo quanto ci metto a metterci un piede dentro, per esempio. Allora, io riprendo questo. Vuoi una salvietta, Clelia? No. Volevo solo spostare queste perché in realtà voglio tagliare in due. Voglio tagliare in due questo per mettere un pezzo di qua e un pezzo di là, in modo che mi faccia da bordo. E inizio a incollarli. Se li teniamo qui, l'idea sarebbe, adesso poi ve lo faccio vedere meglio, uno qua. Che poi tu dici sì, che non pianifichi, ma alla fine tu hai le idee chiare in testa. Mi vengono, questo per esempio non avevo intenzione di farlo così, però di là mi sembrava troppo vuoto, allora faccio così. Ok. In realtà cambio idea mille volte, poi ogni tanto mi dicono qualcosa e allora cambio ancora idea. Io taglio il gambino, che piccolo, più fluffy per tutti. Più fluffy per tutti, assolutamente sì. Ok, io intanto incollo questo qui, qui si sono già asciugati. E poi, intanto potrei fare, esatto, sì, adesso zoomo. Scusa, ti tolgo un attimo. No, vai, intanto sto tagliando. Ok, allora usiamo questo. Sì, deve essere o un washi che magari avete comprato e non vi piace più, oppure un scotch di carta che comunque incolla poco, perché sennò mi portate via anche la carta. Vedete come vengono fuori? Adesso qua si vede benissimo. Eccolo! Esatto, bello bello. Avete visto la magia? Senza neanche la bacchetta magica, tra l'altro. Quando non porta più via, cambiate pezzo di washi. Sì, soprattutto se lo fate nel momento che non è proprio asciuttissimo e si attacca del colore al washi, che sennò vi sporcherebbe l'altra parte che andate a tamponare. Quindi nel momento che il washi o il nastro di carta è bello sporco, lo cambiate. Se invece questa cosa la fate da asciuttissimo, il problema non c'è. Si pone. Ne ho fatti altri, no, ho fatto solo questi. Poi questo qua è quello con i gelli, guardate. Col gelli non dovete fare niente, assolutamente. Leopardi scansati proprio, mi dicono. Ok, adesso lo facciamo anche con le piume, che sono abbastanza asciutte. Sì, però si asciuga, avete visto quanto tempo si asciuga velocemente, insomma. Guardate. Se poi riusciamo a non incollarci le dita, meglio, eh. Ho portato via un po' di colore, non dovrebbe succedere, però sembra solo un po' più distressed. Forse perché non è ancora asciuttissimo. Non è ancora asciuttissimissimo, lì ne avevo lasciato uno strato un pochino più spesso, perché queste sono quelle dove ho usato più i due colori. Quindi una è fatta, prendiamo l'altro nastro e facciamo anche lei. Vedete quanto viene fuori? Leopardi. Leopardi, si scansati proprio. Guardate, tra l'altro, questi buchini che rimangono sono meravigliosi. Sì, lui proprio il glitter viene fuori facendo questa operazione. E poi anche di è una questione di gusto personale, certo, perché magari a uno non ama eccessivamente le cose glitterate. Magari uno non è così normale da amare le cose glitterate. Potrebbe succedere, non preoccupatevi se non vi piacciono, esatto, non è sapete grave. Che siete bandite comunque, sì, dal negozio. Esatto, cioè, fisicamente. Però insomma potete non fare questa operazione di scocciare o comunque di grattare la superficie. E allora ovviamente il glitter rimane meno visibile, più sobrio, no? Invece a noi piace usare. Infatti noi glitter come se non ci fosse un domani. Più sbirluccica meglio, eh? Adesso io inizio a incollare queste due parti. Sì, come hai fatto? Io con i miei tempi biblici sono arrivata anch'io a tagliare le... Allora, le ho sfumate, se poi riguardi il video lo vedrai, mettendo prima un colore e poi semplicemente passando con l'altro colore sopra. A caso, le mie tecniche sono sempre estremamente tecniche. Esatto. Cioè...
Eccolo qua. Vedete che comunque il nastro si porta via leggermente un po' di colore, però mi fa sì che quel colore che viene via è quello che si deposita sopra il glitter, ma il glitter ha una specie di gel intorno che fa sì che il colore non si attacchi, quindi tirando via questo stratino di colore che abbiamo sopra il glitter, lui esce e diventa brillantinoso di nuovo. E non ci piace per niente. Allora, fatemi prendere le misure, questo qui sarà qui. Potete fare Tommaso usa anche, ha provato con una carta vetrata molto sottile, non ha ovviamente una grana grossa, e viene bene assolutamente che con quella, ovviamente sempre state attente se usate della carta vetrata o delle cose così a quello che andate a grattare, perché rischiate più che altro di tirare via tutto. Come questo è ancora bagnato, aspettiamo. Allora, io questo elemento qua lo spessoro con 50 metri di sì, bobina. Tanto ho il rotolo del pneumatico, quindi sì, tanto di sopra non devo timbrare, quindi ok, usiamolo questo piede tipo, cioè ok. Inizio a incollare anch'io. Sì. Vado a prendere lì, vediamo. Yes. Allora, anche sulle mie goccine che ho fatto, se voglio dargli più brillantezza, faccio la stessa operazione, quindi scotch e tiro. E loro si illuminano d'immenso. Visto che andiamo con... Allora, per esempio questi che invece abbiamo allungato con l'acqua brillano già tantissimo di loro, le foglioline. Guardate, perché l'acqua, come dicevi prima, li porta fuori. Sì, li porta su, li porta a galla e di conseguenza loro già brillano di più. Sì, meraviglia. Allora, io prenderei un pezzetto di quest'altra carta qua. Ciao. Sono pasticciona come te, sporco dappertutto. Guarda, you make me proud. I gemelli sono così. Sì, noi siamo gemelle. Condividiamo così anche il giorno. Quindi. Sì, noi infatti, noi siamo gemelle di compleanno, con un sacco di anni in meno, però vabbè. Allora, io prendo quest'altra carta qua, che è la 11 della collezione, e mi faccio mi matto ancora la foto, in modo che sia un pochino più evidente. La taglierina... E lì sulla sedia, Cle. Ma io sai che perdo le cose, quindi... È il tavolo in realtà che mi perde le cose, cioè non è proprio colpa mia. 11 per 7 e mezzo, quindi facciamo 12 e mezzo per 9. Ok, invece la mia idea è quella di fare una cosa del genere. Bello. Voglio meno. Non potrei metterla qui la foto, la metto qua. È difficile questa cosa da pianificare tutto. Perché sai? Non si deve pianificare. Dove ti piace quella foto di bambina? Sì, sì, no, va bene. Ce la farò. Beh, io sono fiduciosissima, guarda, eh. Cioè, allora. Superiamo i nostri scogli, esatto. I nostri ostacoli. Perché i tuoi prodotti sono così belli anche per i low che, insomma, usiamoli. Non so dove mettere le piume adesso. Aspetta. Mi risulta difficile. Potrei anche metterla qui, così, e mettere le piume e le cose qua. Io sto tirando uno scotch che non può essere tirato, furbamente. Molto furbamente. Non so dove metterle, aspettate che andiamo a prendere l'ultimo foglio, che magari mi viene in aiuto, quello dove ci sono tutte le frasette, che è il foglio numero 12. Perché qua, ok, avevamo lo zoom. Guarda, questa secondo me per Friendship is about finding people who are your kind of crazy. Direi che mi stai pazze della... come te. Ma sì, assolutamente. Okay. Cioè, nel senso, no? Sì, sì. No, non vorrei mai essere catalogata come non pazza. Esatto. Mi piace la pazzia. Allora, studiamocela. Che in realtà a me la foto non dispiaceva tipo qua. A questo punto potrebbe essere qui. E qui potremmo mettere la frasetta, la tesserina. Non lo so, sono in crisi adesso. Oh, poi farò le macchioline.
Vuoi fare macchioline? Poi farò le macchioline, io le faccio sempre per ultime le macchioline, a parte se devo creare lo sfondo così come hai fatto tu, però poi getto macchie a profusione. Ok. Anywhere. Alla fine sai che forse la metto lì così. Posso usare il tuo, la tua gomma pneumatico, com'è che lo chiami? Sì, il rotolo di nastro pneumatico, che l'hai visto che l'ho usato prima, vero? Certo. Dove l'ho messo? Qua, guarda. Sì. Questo lo strappo con le mani? Sì. Ok. Si taglia bene anche con le forbici e non lascia residui, però si strappa così bene con le mani che io di solito ficco. Consiglio, sì, di usarlo con le... Allora, io mi taglio la... Tu la vuoi qualche tesserina? No, io vorrei se mai qualcosa da sotto, allora, però tu vai, scegli pure. Anche poi mi è troppo giallo. Fluffy e colazione col marito. Patrizia, colazione col marito si fa dell'altro. Non andiamo a sollecitare che dove ci guardano dei bambini. Si fa colazione, sì, si beve il caffè. Sì. Absolutely. Il rotolone è figo. Sì. Allora, che questo è di nuovo giallo, non va bene. Cambia lui sotto. E lo metto azzurro, però poi mi copre. No, mi serve perché così contrasta. Prendo questo, sei strano, mi piaci. Che comunque. Cose normali io e te, non è che siamo, Adesso. La cosa che mi viene difficile è incollare dritto. Ma non serve che tu incontri dritto. Va bene, incolliamo il papà. Bottalico dorme. Allora, questa andrà qui così. Io questa la rifilerei un briciolo. Guarda, facciamo così. Posso allora, permettermi di rifilare la tesserina? Mi si sono asciugate, ancora non molto. Not much. No. Guarda, io la rifilo ancora. E ne tiro fuori un abbellimento più piccolo. La foto sarà qui, questo sarà qui e qui adesso distribuisco i miei, le mie foglie, le mie piume. Vediamo il caso Kingdom. Vai. Allora. Una cosa così. Io c'ho però quella figa, quindi devo mettere una frase seria. Seria? Boh, non sei tanto credibile con una frase seria comunque. Però se credi, potrebbe essere una cosa così. Qui sotto potresti... Friend, scusa, te lo prendo un secondo in prestito. Sì, ci sta perfettamente. C'è assolutamente per fortuna. Io metto friend, you make me smile. Uh-huh. Potrebbe essere? Sì. Sì, perché non voglio ripetere la parola friend. Sì. Sì, dai. Ok, allora, senza pensarci troppo, adesso incollo. Tu tagli a forbici queste cose dritte. Ma va. Taglierina. Ok. Se vuoi c'è il tool della Misty, se te la senti, ma bisogna usare il cutter. Se te la senti te lo prendo. No, beh, vediamo. Vuoi che lo faccia io? È uguale. Cos'è il tool della Misty? È il righello, sai quello per tagliare le frasette? Sì. Non ce l'hai presente? No, non ce l'ho presente. Magari dopo te lo compro. Matteo, se sei qua, non guardare. Aspetta che adesso te lo prendo. Sì, tranquilla. Tanto vediamo se loro si sono asciugate, che gli facciamo il peel off qua, la ceretta. Tac. Intanto io incollo questa. Allora. Tra un po' metto il piede nella ciotolina dell'acqua. Sì, perché a destra di Clelia c'è il ciotolino dell'acqua. E tra un po'. Ancora un po' Clelia si fa il bagno. Tutto a posto. Allora, usiamo questo piccino che va bene. Il cutter. Ecco qua. Modenini ti insegno. Quello che fa ridere, io che insegno qualcosa. Ok, allora, io per esempio mi prendo questa. Sì. Non lascio mai che i miei amici facciano le cose stupide da soli. Okay. Voi me l'avete già visto usare un tot di volte, ma abbiate pazienza, la Modenini non mi io guarda sempre. Io non l'ho sempre. Visto. Prendiamo un cutter
e allineiamo, vedi che ha un sacco di grigliette. Sì. Allora, una di queste parallele a questa verticale, okay, per avere la distanza. Sì, esatto, e allinea. A questo punto noi in realtà serve tagliarla a filo quasi, no? Okay. Questo è il punto in cui andiamo a tagliare. Ho capito. Hai capito? Brava. Ho capito. Guarda, in realtà a noi serve proprio una cosa. Lo allineo, ecco, io lo allineerò con la linea sopra, okay, sì che rimanga un pochino di bianco. E ci passo un paio di volte. La tua carta è sottile, si taglia, l'ho lasciato fino un po' troppo, ma posso rifilarlo. Guarda, se faccio così, lo allineo proprio, posso allinearlo anche proprio a filo. Ci portiamo così, che così mi metto in perpendicolare. Ci allineiamo proprio a filo, filo, filo della prima linea. Facciamo così. Perché questa è una cosa che con la taglierina non si riesce mai su una vedete, perché non ho fermato la carta. Brava! Adesso hai la mano che trema un po', Clelia, secondo me, stamattina. Troppo caffè, mi stai dicendo? Non lo so, però ti trema un po'. È che io non fermo mai niente, in realtà bisognerebbe fermarla. Guarda, ho rimediato, è perfetta, Modenini, volevo solo che notassi. Oh, ok. Biadesivo che stacchi senza forbici, di che marca è? Quello spessorato, Sara, quello spessorato è della Scotch e questo qui è della Scorpal. Quello della Scotch lo trovi forse il rotolino più piccolo in negozio e quello più grande invece lo prendo su ordinazione, adesso ne dovrebbero arrivare un paio, quindi se lo vuoi ordinare puoi ancora ordinarlo, quello grande. Allora, qui allineiamo giusto giusto. Così. Voilà. E poi adesso le due verticali le taglio così. Sono i troppi caffè, mi sembra un'ipotesi assolutamente plausibile. Vai. Molto bene. Tutta la te. Proviamo. Allora, vai. Allora, io ho tu detto volevi... che voglio lui. Ok. Allora, così è troppo. Allora lo giro, mi piace di più così. Ho i miei capelli sì. davanti? Un attimo. Scusatemi. Voilà. Però, sai che... Devi allinearlo, cioè se lo vuoi sì. fare giusto, così mi esatto, piace. Così. Se mi vedono i miei professori che avevo preso in mano il taglierino in quel verso, mi uccido. Ok, ma noi meglio dire, penso che i tuoi professori non guardino i live della Clay. Non lo so, sai, mai dire mai. Mi seguono, ho due o tre professori che mi seguono. Ma veramente? Sì. Che belle le scuole. Mio figlio non è d'accordo, che però... belle le scuole mi sembra un'affermazione eccessiva per le ore 10:25 di domenica mattina quando le scuole sono appena finite. Dici? Che belle le vacanze! Ecco, mi sembra che vada già meglio, Modenini, ti sei ripresa. Ah, io tornerei subito a scuola, sai oh, che no, idea? Io no. Ok. Che figo! Quello non ho tagliato. È l'unico modo per tagliare strisce molto piccole, io ho anche dei sentiment molto molto bello. Sottili che altrimenti non si riescono a tagliare. Mi a me, piace. Io non riesco. Allora. Sì, però lo mettiamo qua perché sennò ci tagliamo. Sì, il cutter in mano a mete non è una bella no. cosa. Allora, questa io la incollo così. Perché... Ok, così li abbiamo tutti e due. Guarda, vediamo se riusciamo ad alzarlo un po', così ci inquadra tutte e due. Cioè, farò un po' fatica a leggere i commenti, ma arriviamo prima o poi, così ci vedono tutte e due. Okay. Esatto, Gianmaria, esatto, cioè che belle le vacanze o che belle le scuole? Perché che belle le scuole. Anche no. Parliamone, Gianmaria. Ok. Le vacanze, certo. Va bene. Nessuno mi dà supporto qua. Ma non so, te ne sei uscita con un'affermazione un po' forte, eh? Allora, io ho fatto... Sarà che da buona creativa mi è piaciuto talmente tanto le mie scuole superiori che io le rifarei al volo. Mi sono divertita un mondo. Cosa ti serve? Che tipo il rotolone? Che non vedo. Che abbia, ho usato e io? Là. Ok. Vedi il tavolo che si mangia le cose. È bellissimo, Chiara. Riuscirò a fare un lo? Ma potremmo aprire una nuova porta. Come la vedi? Faccio fatica a non centrare, a non mettere in... Però secondo me puoi esercitarti e avere degli ottimi risultati. Ma stai fuori, io ho appena finito ho bruciato tutto. Ciao
Maria! E che ti vedo con lanciafiamme, mi si è accesa questa immagine nella testa, Gio Maria con lanciafiamme. Vabbè. Io che sono qua che predico il verbo con i miei figli, che bello studiare. Ma infatti i tuoi figli ti hanno mandata qua. Esatto. Mamma, vai da vai, 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 tranquillo. Vuoi andare? Vai, vuoi star lì tutto il giorno? Stai lì tutto il weekend. Non c'è mica problema. Così. Farei la stensilata di Friend qua. Poi qui è talmente bello, in realtà, che ci metterei la mia frasetta qua, che magari vado a mattare con qualcosa di modo che salti un pochino fuori, e poi faccio due macchioline e per me lo è finito. Ah, la colla, quella lì è tua, vero? Sì, ma puoi usare, cioè usarla? Puoi usarla, devi vedere se esce, però. Ok. Faccio una prova sulla mano perché io ho delle esperienze traumatiche con la nuvola, tipo che se mi si rovescia qua non ci sarebbero, esatto, se non ci fosse la scuola non ci sarebbero nemmeno le vacanze. Mi sembra un'obiezione che ha assolutamente molto senso. Tu stai già incollando così, vedi? Sì, perché non ci si deve pensare troppo, okay, modellini. Ok, va bene, ci provo. Provaci. Via. Cioè, non hai bisogno dello sketch? Forse sì. Ma va! Più ci pensi e più rallenti, cioè più ci, tanto ti ci arrovelli e basta. Almeno a me succede così. Cioè, chi mi conosce, già incollare il biadesivo in questo modo mi viene male. Perché? Io lo metto sempre tutto bello dritto. I cerchietti verde acqua vicino alle piume, sì, cosa sono? Che belli, brava, me li hai fatti venire in mente. Brava, ne possiamo mettere un paio. Sono il centro della fustella Deco Circles, sì. Circles, vero? Esatto. Posso rubarne uno? Sì, sì, ce ne sono tanti, guarda. Guarda, lo mettiamo... No? Io lo metto qua. Lo mettiamo che esce di lì, ok? E questa qui adesso... Vabbè, io voglio prima fare la stensilata, devo recuperare lo stencil da qua. Allora, asciughiamolo un secondo. Anch'io vengo vista male da mia figlia quando le dico che mi mancano gli anni della scuola. Queste cose aliene, no? Io andavo bene a scuola, mi piaceva andare a scuola, ma non tornerei. Non lo so, dobbiamo chiedere alla mamma di Claire. Io andavo bene a scuola. Signora Gina andava bene a scuola. Ero una secchiona. Secchioncella. Mi diceva, deve mettere a tempo pieno, non ci rimane più ore. Per carità, anche no. Anche no, grazie, un bel pensiero, però... Allora... Adesso Clelia lo ferma, però lo stenzio. Qua, Clelia, Clelia. È mio questo? Yeah. Sì. Sì. Yes. Povera Cle. Ma mi trattate tutti male. No, no, insegnate che avevano capito l'accidente. Vabbè. Allora, però a me piaceva andare a scuola, oggettivamente. Allora, qua lo facciamo acquamarine. Sì, che è... Clelia, tra me e te siamo messe bene. Sì, malissimo. Vabbè, deve essere il giorno di nascita. Dici? O il tavolo. Il tavolo mangia, il tavolo mangia. Il tavolo si mangia le cose. Non so se qualcun altro vuole venire a fare un lo con me, parliamone. Si mangia le cose. Un altro goccino. Non so che ti ho messa in crisi, tu fai tutto con le pinzette da seduta, precisa. Ma allora, le pinzette diciamo che sono una cosa forzata, visto che purtroppo, ahimè, non riesco a smettere di mangiarmi le unghie. E questo è un grosso problema. Smalto. Ma mangio anche quello? Quello semipermanente non puoi mangiarlo, sì, bambina mia. Ma cioè, come fai a mangiarti lo smalto? Me lo stacco. Lo stacco e lo mangio. Se vuoi facciamo una seduta da psicologa dopo. Ecco, quello probabilmente mi servirebbe di più. Ok. Chiudiamo. Qual è che va? Questa? Sì, quella lì. No, beh, no, Gianmaria, non esageriamo. Cos'è che tu, lui e Patrizia live con me, io me ne tiro fuori. Prego. Potrebbe venire. Sono già abbastanza stanca in questo periodo. Ok, allora, così voglio mattare questo, magari lo matto con un pezzettino di giallo e lo metto, posso metterlo qui sotto, così. In pratica non abbiamo timbrato.
È vero. No stamping. Perché si può anche senza timbrare. Alla fine, a volte con gli abbellimenti, quando le carte sono così belle, io dico sempre, spesso non hanno bisogno di nient'altro. Queste carte sono bellissime, sono semplici, sono eleganti, sono veramente tanto tue come stile e non hanno bisogno di nient'altro. Chiaro, ho perso la taglierina. La taglierina quale? È qua! Ah. Ok. La disperazione. Cioè. Allora, fatemi mattare questo. 8,5, 9,5, 9x2. Sì, decidiamo immediatamente la data, dice la Patrizia. Allora, facciamo dopo che ci siamo riposati un po' con le vacanze. Cioè, me lo concede qua. Quando vai in vacanza, Patrizia? Dillo alla Cle. Mai, la Patrizia si ferma qua da te. Ok. Cioè, invece di andare al mare, cioè, chi va in una vacanza settimana. Al mare e chi va in vacanza dalla Cle. Cle, lì è aperta. Sì, magari la settimana di Ferragosto convinco mia madre a stare chiusi. Tutta la settimana? Tutta la settimana, no. Mi piacerebbe. Adesso lei non dice niente, fa finta di niente. Ma certo che sì. La settimana lì io vorrei riposarmi. C'è qualcosa che non va. Devo andare in giro a fare delle foto, sennò come li faccio i miei lo? Una bella improvvisata di domenica mattina, vi prego. Li fai da casa. Da casa, di solito. Li fai da casa, vabbè, tutti contro di me. Dovrò farmi rapire. Ad agosto si pagano le tasse. Che mi sembra comunque una realtà abbastanza sì. È bellissima questa cosa, tira sul morale. Un casino. Ne avete bisogno entrambi. Sì, sì, adesso andiamo a cercare un ponte. Io e la Modenini. C'è qualche fiume qua in zona? Sì. Non so. Va bene. Ci buttiamo nella Dora. Così. Tu stai mettendo il filo. Sì, posso rubartene un vuoi? Po'. Sì, questo è quello della Renke. Mm-hmm. Prendo questo. C'ho anche le paillette lì, se vuoi metterle. E anche ti ho tirato già fuori i nuvo con le colorate binari. Guarda, che organization. In vacanza dalla Cle. Sì, la settimana di Ferragosto mi piacerebbe stare chiusa. Vediamo. Sì, invento qualcosa. Questi filini sono carini. Sì. Sono un po' più consistenti del solito. Sì, poi hanno, essendo comunque con una base di nylon, ti tengono, non sfilacciano. Che è importante. Mettiamo un filo di colla lì. E lo fermiamo lì così. Allora, io penso proprio che adesso ci metto delle paillette, Claudia. Sì, ma io approvo. Figurati. Tu le paillette le metti con la pinzetta, io uso la katana perché sennò, ciao. Cos'è la katana? La katana è questo attrezzino qua, aspetta che se lo trovo. Mia madre quando sbaracca per i corsi, ciao, non c'era sono un... questi. È l'altro baratto, lasciarli. Infatti, questo qua, vabbè, se lo trovi sì, perché io non sono in grado di mettere le paillette, così per dire. Così fai, vedi, così? Io faccio in un altro modo, con la pinzetta gnafo. Oltre allo studio psycho fai da bed and breakfast. Abbiamo un hotel comodissimo qua vicino, se sì, volete. Sì, carino. Poi ogni tanto dico a tutti, venite a fare gli ordini da me una settimana, vedete che cura dimagrante che vi propongo. Però sai che non è una cattiva idea, questo essendo un mondo prettamente femminile, io non so, ma tutte noi donne dobbiamo dimagrire, sempre. Io faccio tantissimissimi passi al giorno, quindi cioè, voglio dire, volendo, vi ospito. Tac. Mettiamo via il cutter prima che ci facciamo male. Mia madre non trova la katana, mi sa, sai? Molto bene. E niente glitter per te. Mi arrangio in qualche altro modo, però posso fare dei nuvo intanto. Sì. Così vediamo se riesco a spatasciarli. Questo è meraviglioso perché mi manca. No, l'ho comprato da te, un sì, po' magari difficile. L'ho finito. Il calming acqua. Devo ordinarlo, non so se ce l'ho. Allora, mica l'ho comprato da te, quindi sì, magari sicuramente l'ho finito, ce l'avevi. Questi nuovi qua, belli, ma quello sì, lì. Sì, Gianmaria, io sono anch'io un po' scema e quindi mi metto la colla qua sul... Tanto siccome queste colle sono viniliche a base d'acqua, non ci sono problemi di intossicazione di niente,
e mi metto un po' di colla lì, le prendo con la... Allora, perché molto spesso se facciamo cadere la goccia, magari ci cade troppo grossa e dopo si apre. Allora io faccio così, le sporco un po' e faccio cadere tutte le paillettes. Vabbè, ma io ti stimo tantissimo. Ma io ti stimo tantissimo. È la maledizione del negozio della Clay questa. Ma che meraviglia. No, sì. E così si fanno cadere tutte le paillettes. Guardate come non si fa. Ma adesso te ne prendo qualcuna io, tranquilla. Beh, io ma faccio dopo così, le recuperiamo. Con la katana la prendo. Anch'io voglio la katana. Guardo un paio, dovrei averle. E lo posi lì. Lei prende qualsiasi cosa. Questo lo mettiamo. Ma è appiccicosa lì in punta? È cerosa. Vuoi provare? Ficca. Ficca. Oh, sì, sì. Tutti necessitiamo di questa cosa sì. Qua. Vai. Io volevo un paio di queste, adesso, sì, non mi oso adesso non mi oso aprirle, però allora, quindi non venite a fare i live con me perché poi capitano queste cose qua. Sì, sì. No, però dai, a me succede anche a me, dai. Non meno male, mi sento meno sola. Una volta mi ricordo che ho rovesciato tutta una roba sul tavolo. Beh, io due volte mentre facevo i live mi si è aperta la nuvo. Ottimo. Ah, state tranquilli, è trasparente, tanto si asciuga che è trasparente. Oh mio Dio, che casiniste, vedi la data vabbè. Di nascita? È una maledizione. Intanto non so come ho fatto, ne ho lanciate laggiù. Vabbè, così. Adesso ne metto ancora una qui. Ok. Spucciamo con il nuovo. E poi io faccio le goccine. C'è la tua nuvo? Ti serve? No, grazie. Ok. Voilà, la katana la mettiamo qui. Katana si chiama? Si chiama katana. Con la K? Sì. Ok. Prenderei un altro cerchietto. Sì, guarda, ce ne sono ancora di sotto, se li vuoi. Potrei metterlo lì. Sì, anche la quick stick, solo che la quick stick si consuma, la katana ci va molto più tempo perché si usuri la parte cerosa e ho visto che ci sono i ricambi anche per lei, però in realtà io adesso lo sto usando da parecchio ed è serena così. Goccine, allora, potrei farle col petrolio, dopo che la Modenini ha finito. Tu spatasci. Faccio due macchiette. Allora, perché io ho sempre questa bella volontà di lasciare i loro semi bianchi, ma non ce la faccio mai. Allora. Lì. Ho spatasciato la scritta Friends. Ah, perché sono ancora bagnata. Però guarda che bell'effetto che fa. Sì. Adesso la missione goal of the day... Cercare di non spatasciare in uvo. Ma tu hai fatto un uvo ciccionissimo, sì? Lì, che bello. Che sicuramente non sopravviverà. Perché? Perché sicuramente ci metterò le mani su, guarda, ma perché mi conosco. Ok. Mai più senza, vedi? Sì, allora. Ci siamo? Io volevo scrivere ciao Fagiana. Adesso ce lo scrivo penna. Qua. Guarda, faccio una righina. Devo trovarmi una penna del cuore. Perché... Ho bisogno che scriva bene. Ti love Fagiana mi piace tantissimo. Volevo solo fare la righina con la matita e poi la cancelli. Sì, esatto. Questa è una matita. No, questa è una penna, Clelia. Questa è una matita, mi sa. Però non ha la punta. Ok. Ma e ce l'avevo qua, ti giuro, perché lo sto facendo ultimamente questa cosa di scrivere a mano. No? Eccola. Ma qua. No, quella è la katana. Niente matite dalla clè. Ma eppure, vabbè. Se no faccio... Matita? Ma è colorata. Quella lì non riusciamo poi a toglierla. Ok. Ah, guarda. Vedi, se non ci la gomma ce l'hai anche tu. Ma questa era, io me l'ero tenuta... No? Quando mai? No, quando mai, mi dice. Vabbè, mi trattano tutti male. Allora, io allineo qua col foglio e mi traccio la riga.
Mi scrivi ti l'ovo fagiana? Io scrivo a te, tu scrivi a me? Sì. Sì. Ah. Oddio, è difficilissimo. Abbastanza, però è una roba che dobbiamo vincere, perché devo fare memory keeping sui Midori. Ma va, ma cosa provi? No, devo provare. Ti ho messo un po' di petrolio in faccia, ok. Lo vuoi in stampatello? Ma come vuoi tu? Io te lo scrivo con la mia scrittura che fa un po' schifino, però... Sai che ho il dubbio se... Sai che io in italiano fa con una G? Sì, con una G so. Ragazzi, io in italiano faccio cagare. Non si può dire. No, perché siamo in fascia protetta, ma ormai l'hai detto. E cosa faccio? E niente, non è detto. Che possiamo fare rewind. Okay. Non sono Oblivium. Brava. Dimenticatevelo. Scusatemi. Ma basta, scrivi bene in stampatello. Ma no. Madonna, se te lo scrivo io ti rovino il lo. Ok, adesso Clelia sposta il suo lo a rischio di spatascio, prende quello di Chiara e lo rovina. La gomma, mamma, mi servirebbe solo poi. Allora, facciamo, te lo metto qua. Alliniamoci qui. Okay. Io non faccio le prove. Sai che a scuola dicevano, amica... Se tu con la matita premi meno, poi si cancella anche più facilmente. Hai ragione, è una matita morbida. Anche se fai morbida, stai leggera. Oh, che noia. Sarà per quello che... Sarai per quello che si è sposato non professionalmente si è sentito, con Bottalico. Esatto. Allora. Ok, adesso cancello la matita prima dal mio, poi se vuoi proviamo sul tuo. Ok. Aspetta che a momenti metto un dito proprio lì. No, perché cioè... è piccolino lui, no? Piccolino. Ci metterà due giorni. Sì, lo so. Dai, sei fortunata, vieni okay. Via bene. Voilà. E questo è quanto. La domenica mattina a scrappare con la Modenini, che tu quanti ne hai fatti altri di lo? No. Oh, il primo lo? È il primo lo. Ah, adesso ci deve prendere la scimmia del memory keeping, però, per cortesia. Ok. Così ci fai delle carte apposta per il memory keeping, insomma. Va bene. Devo studiarle? Sì, un po'. Ok. Ma tanto sono tutte talmente belle. No, sono, mi piacciono. Sono meravigliose le frasette. Guarda. Sì, no, sono, le carte sono stupende, quindi fanno tantissimo da sole. Non è che ci serva una scienza per fare i lo. Così ci ricordiamo questa giornata. Esatto, vuoi che ci mettiamo la data? Sì, brava. Quanti ne abbiamo oggi, Cle? 9? 9. Allora, 06. 2019. Sì, anch'io mi sbaglio sempre con gli anni. Tipo voilà. Quando mi dicono, quando è nato tuo figlio? Io sbaglio. No, oh, madonna. Però ho detto talmente tante volte la data di Gianluca che quando mi chiedono da Sofia il giorno, il mese, ok, ma l'anno ci metto un attimo perché mi viene sempre da dire quello di Gianluca. Tu lo sai l'anno in cui sei nata tu? Sì. Brava. Ok, non lo diciamo, però. Ok, fanciulle. Tanto e fanciulli. C'è su facce buche. Sì, vabbè, tanto io. Ormai io sono sul mood del 43 is coming, perché i 42 sono appena arrivati, siamo già sulla soglia dei 43. Anche, cioè, quindi anch'io sono già sui 36. 36. Io faccio sempre così. Ma non è bello. Cioè, goditi questi 42. Ah, vabbè, però tanto. I 43 arrivano il giorno prima che sì, li compi. Va bene. Allora adesso entro nel mood 42 forever. Ok. Allora, grazie a tutte, a tutte, buona domenica, qui abbiamo delle mani sporche ma felici, brillano soprattutto. E buona cioè, notiamo la differenza dalle mie mani da scaricatore di porto e Ma io ho le ossa piccole. Io no, cioè tipo uomo, ok, va bene, grazie a tutti, buona domenica, ci rivediamo domani se riesco a fare il live, se no comunque in questi giorni arrivo. Ciao a tutti! Dimentico sicuramente qualcosa, però ciao a tutti, buona domenica, ciao ciao ciao!